Dopo gli ultimi attacchi russi con i droni su Kiev, il presidente ucraino Zelensky chiede all'Occidente i mezzi per una migliore difesa aerea. Per l'assalto al Campidoglio, la commissione d'inchiesta del Congresso americano ha deciso di deferire l'ex presidente Donald Trump al Dipartimento di Giustizia. Il ritorno a casa dei campioni del mondo, la nazionale argentina atterrata a Buenos Aires, ora messi i compagni, porteranno la coppa fino all'obelisco. Allarmi per raid aerei a Kiev e in gran parte dell'Ucraina anche nella tarda serata di lunedì. La capitale dell'Ucraina è stata presa di mira da numerosi droni lunedì mattina in un attacco russo di notevole intensità che non ha risparmiato neppure i piccoli villaggi. Almeno 2 dozzine di droni di fabbricazione iraniana sono stati individuati sopra lo spazio aereo della capitale e la maggior parte è stata intercettata e distrutta dalla contraerea ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che i russi hanno perso finora 99.000 soldati e ora richiede maggiori difese aeree da parte dell'Occidente. L'Ucraina ha bisogno di più artiglieria, più cannoni, granate, carri armati moderni che non sono stati ancora consegnati e sistemi di lancio missili a più lungo raggio, per una difesa aerea moderna e veramente efficace. Uno scudo di difesa aerea al 100% per l'Ucraina sarà uno dei passi più riusciti contro l'aggressione russa. Mentre la guerra infuria e la battaglia più cruenta si combatte a Bakhmut, l'albero di Natale e i festeggiamenti di Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, sono stati trasferiti nella vita sotterranea della città, nella metropolitana. L'albero di Natale, alto 50 metri, è stato acceso nella stazione della Metropolitan Universitet. Per tutto questo periodo delle feste i bambini saranno intrattenuti con spettacoli teatrali e giochi. La vita prova a continuare. Dopo lunghi mesi di negoziati difficili, i ministri dell'energia dell'Unione Europea sono riusciti a fissare un tetto al prezzo del gas. Il meccanismo che limiterà il costo del combustibile importato in Europa entrerà in vigore a partire dal 15 febbraio 2023. Ci è voluto del tempo per concordare quello che ritengo un compromesso equilibrato fra i due schieramenti principali. Oggi abbiamo deciso un meccanismo temporaneo, efficace e pragmatico che proteggerà i cittadini e le imprese dai prezzi eccessivi del gas sperimentati quest'estate. Il price cap sarà attivato quando i prezzi del gas superano i 180 euro al megawattora per 3 giorni consecutivi di contrattazione al TTF di Amsterdam, il mercato di riferimento per l'Europa. Contemporaneamente deve esserci una differenza superiore ai 35 euro al megawattora tra il costo al TTF e quello del gas naturale liquefatto sul mercato globale. Nonostante gli sforzi profusi è stato impossibile ottenere un accordo unanime. L'Ungheria ha votato contro, mentre Paesi Bassi e Austria si sono astenute. La Germania, inizialmente contraria al tetto, alla fine ha dovuto accettare il compromesso a denti stretti. Sono un po' scettico sul fatto che introdurre un meccanismo di correzione del mercato sia la strada giusta. Ma ora ci siamo accordati e direi che va bene, perché abbiamo molte garanzie e meccanismi per monitorare la situazione e sospendere il meccanismo in caso di minaccia all'approvvigionamento dell'Europa. Il meccanismo sarà utile soprattutto in caso di prezzi eccessivi, come i picchi di oltre 300 euro al megawattora raggiunti la scorsa estate. Non verrebbe attivato oggi con i prezzi sui 110 euro al megawattora. È stato uno degli ultimi processi tedeschi dell'era nazista. Alla fine è arrivato il verdetto definitivo. Imgard Fürchner, l'ex segretaria del campo di concentramento di 97 anni, è stata condannata a 2 anni di reclusione con sospensione della pena. L'accusa è complicità in oltre 10.000 casi di omicidio perpetrati dal giugno del 1943 all'aprile del 1945 nel campo di concentramento di Stachow nell'odierna Polonia. La donna era sotto processo dal settembre del 2021. Quello che ha colpito l'opinione pubblica è che la condanna arriva a 77 anni proprio dalla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, con la donna ancora viva per scontarla, pur disabile e in sedia a rotelle. La legge di bilancio è in stallo alla Commissione Bilancio della Camera. La seduta notturna, nervosa, durata 11 ore, è terminata senza alcun emendamento approvato, come d'altronde nessun emendamento è stato approvato negli ultimi 6 giorni.
L'approdo in aula alla Camera, previsto per le 13 di mercoledì, potrebbe quindi slittare di qualche ora nel pomeriggio. Il governo potrebbe porre la fiducia e il Parlamento potrebbe lavorare anche la notte per finire prima di Natale. Nel maxiemendamento che ritoccherà la legge di bilancio sono previste alcune novità. Nuova stretta al reddito di cittadinanza, il sussidio dovrebbe ridursi da 8 a 7 mesi per gli occupabili, con la perdita del sussidio al primo rifiuto di un'offerta di lavoro. Per le pensioni viene rivisto il meccanismo di indicizzazione per il 2023-2024 con l'aumento delle pensioni minime a 600 euro. Per i mutui ipotecari fino a 200.000 euro e con un ISEE al massimo di 35.000 euro potrà essere rinegoziato il tasso da variabile a fisso. Cancellata la soglia dell'obbligo per accettare i pagamenti elettronici con il POS a 60 euro, troppe critiche e troppe criticità nei confronti del PNRR. Sale da 20.000 a 25.000 il tetto di reddito per il taglio del cuneo contributivo di un ulteriore punto percentuale a vantaggio del lavoratore. Modificato ma confermato infine il bonus cultura per i diciottenni, si dovrebbe chiamare carta G, 500 euro per i giovani con un ISEE familiare fino a 35.000 euro e per quelli che alla maturità prenderanno un voto di 100 centesimi. Gli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale restano sul piede di guerra, secondo sciopero del personale in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, per chiedere retribuzioni più alte. Il personale sanitario chiede un aumento salariale del 5% anche in base all'inflazione alle stelle e migliori condizioni di lavoro. I posti vacanti hanno raggiunto un livello record del personale sottoposto a stress. Queste proteste potrebbero portare il caos negli ospedali a partire dall'annullamento di operazioni considerate non urgenti. Un fatto senza precedenti negli Stati Uniti. Dopo 18 mesi di prove e testimonianze sugli scontri del 6 gennaio 2021 al Campidoglio, sede del Congresso a Washington, una commissione della Camera ha votato all'unanimità il deferimento dell'ex presidente americano Donald Trump al Dipartimento di Giustizia. La repubblicana Liz Cheney, vicepresidente della commissione. Ogni presidente della nostra storia ha difeso l'ordinato trasferimento di autorità, tranne uno. Il 6 gennaio 2021 è stata la prima volta che un presidente americano ha rifiutato il suo dovere costituzionale di trasferire pacificamente il potere al successivo. Nessun uomo che si comporti in quel modo, in quel momento, potrà mai più servire la nostra nazione con una posizione di autorità. Non è adatto a nessuna carica. Secondo la commissione, Trump è accusato di reati gravissimi, aver assistito e aiutato l'insurrezione, aver ostruito il Congresso nella certificazione della vittoria di Joe Biden, aver cospirato per rendere false dichiarazioni e per frodare gli Stati Uniti. Il rinvio a giudizio di Trump ora passa al Dipartimento di Giustizia, che deciderà se incriminare o meno l'ex presidente. Trump ha sempre definito questa inchiesta una caccia alle streghe, ma comunque vada, si tratta dell'ennesimo intoppo nella sua corsa alla Casa Bianca per il 2024. La reazione di Trump? Sbeffeggiando Liz Cheney. Ha perso di 40 punti, ha dichiarato, riferendosi alla sconfitta della repubblicana alle primarie di agosto nel Wyoming, che le impedirà di ricandidarsi per la Camera. Proseguono senza sosta le ricerche dei marinai ancora dispersi dopo il naufragio della nave militare thailandese al largo di Bang Sapan. Sono in tutto 30 quelli che mancano all'appello dopo che uno di loro è stato ritrovato vivo. L'imbarcazione con a bordo 106 persone si è capovolta in seguito ad una tempesta affondando nelle acque del Golfo di Siam nell'Oceano Pacifico. Un portavoce della Marina Militare thailandese ha fatto sapere che è stata aperta un'inchiesta in quanto non era mai accaduto un disastro simile a una nave della loro flotta. Intanto le autorità di Bangkok hanno dichiarato che sono 76 membri dell'equipaggio soccorsi da un'altra nave e alcuni sono stati trasportati in ospedale. La nave militare era stata costruita per la Marina negli Stati Uniti a metà degli anni 80. Grande festa all'aeroporto di Buenos Aires, dove migliaia di tifosi hanno accolto i campioni del mondo. Il presidente Alberto Fernandez ha disposto che la giornata odierna sia considerata festività nazionale. I 26 calciatori capitanati da Lionel Messi porteranno infatti la Coppa del Mondo da Ezeiza, dove la Federazione Calcistica Argentina ha una base, fino all'obelisco nel centro della capitale. Alla fine il sogno di Messi, della nazionale argentina e di un intero popolo si è avverato. 36 anni
anni dopo Diego Armando Maradona, il suo erede, riporta la Coppa del Mondo all'albiceleste dopo quella che è stata definita una delle più belle finali dei mondiali. La Pulce ha rivelato di voler giocare ancora qualche partita in nazionale ora da campione del mondo. E dopo il milione di argentini che hanno festeggiato la vittoria domenica contro la Francia, altrettanti si riverseranno nelle strade della metropoli per salutare ora i loro campioni, magari da vicino.